Mi sento male, Ciao. io. Ciao. Devi inviare? Aspettiamo Doriano Marini, possiamo iniziare? Ah, perfetto. Coglionito. L'avevo visto, scusa. Eccoci. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, buonasera. Tutto Buonasera, come stai? Come bene, tutto bene. Ci prepariamo al basta turno. quarantena? Sì, dai, siamo addirittura d'arrivo. Vediamo. Aspettiamo un attimo che entri un po' di gente, che poi almeno si inizia. Va benissimo. Tanto lì c'è il sole. Qui sì, bel sole. Tira pure un Un pochino di per te. vento. Vai. Siamo 7. Quando ci sei, si inizia. Sono pronto. Guarda, nel caso ci facciano le domande in chat, noi leggiamo anche quelle e ti facciamo anche queste, se d'accordo. Va benissimo, come no? Vai, perfetto. La prima domanda che ci hanno fatto è un classico: è come ti sei appassionato al mondo dei rally? Guarda, la mia passione è nata grazie a mio padre. Mi ha portato da piccolo, avevo all'incirca 3 anni, 4 anni, in un rally qui vicino, il rally di Pico, che adesso voi avete potuto vedere dal rally di Roma. Le prove speciali, bene o male, sono quasi le stesse. E praticamente, niente, da lì ho iniziato a raccogliere le VHS di Rally Sprint, e da lì è finita la mia carriera calcistica e quant'altro. Prima del sogno era il cacciatore. Diciamo come quello di un po' di tutti i ragazzi, poi alla fine. Maggiormente in Italia si segue il calcio, diciamo, dai. Ci può parlare del tuo esordio, con chi hai gareggiato, con che macchina, qual era lì? Come, scusa? No, no, tranquillo. Potresti raccontarci come è stato il tuo esordio, con che macchina, che rally, con chi? Certo, ho esordito con una persona che, diciamo, mi ha fatto entrare nell'ambito delle gare di zona. Era un forte pilota. È un forte pilota, un trofeista con la Clio RS, e mi portò all'esordio una ventina di giorni dopo aver preso la patente. Sboccare in questo mondo. Qual è il rally più bello che ho mai partecipato? Il rally più bello, senz'altro il rally di Pico, proprio per questo. È un rally che si svolgeva di notte prima di entrare a far parte del rally di Roma. E la notte, quelle prove speciali sono veramente fantastiche. Per chi è appassionato, cioè, capisce, insomma, dai. Allora, invece il rally a cui vorresti partecipare? Guarda, ho un sogno, è quello di partecipare al Rally di Monte Carlo, perché comunque sia un rally complesso che si svolge su vari giorni, le prove speciali cambiano continuamente di fondo e di situazioni meteorologiche, e sarebbe una bella sfida. E allora, perché hai scelto di diventare investigatore e non pilota? Perché sono negato alla guida. Onestissimo. No, Onestissimo.
No, a parte gli scherzi, è una passione che ci ho avuto, sai, guidare la macchina mi è sembrato forse troppo facile. E il ruolo di navigatore era una sfida forse un po' più ardua, non a livello economico, ma comunque sia a livello di competenze, cioè, richiede un impegno maggiore, dai. Non me ne vogliono i piloti, però. Hai mai gareggiato da pilota? Se no, ti piacerebbe farlo? Assolutamente no, non ci provo Hai già nemmeno, risposto prima. non ci provo nemmeno, cioè perché Poi. farei all'incirca 300 metri, capito? Qualcosa si contro il muro. Sì, sicuro, muro, fosso, qualsiasi cosa, Beh, quello anch'io penso, dalla foga. dalla foga, sì, senz'altro, quella. Due marce, viene il carro attrezzi, quant'altro. Poi. Temo pure per l'incolumità di chi mi starà a fianco, quindi gli era risparmio fondamentalmente. Poi, com'è stato per te aver vinto Rally Sperlonga nel 2018? È stato molto strano, bello, perché comunque sia è un'esperienza che comunque sia bellissima, piace a tutti, insomma, è il sogno di tutti. E sono rimasto molto contento anche perché era un sogno che avevamo insieme al mio papà. E niente, ho corso anche con una vettura molto performante, che era la Ford Fiesta. E per questo devo dire grazie a Luca che me lo ha permesso. Niente. Qual è il pilota con cui ti sei trovato meglio? Guarda, non me ne vogliono senz'altro gli altri, però è Alessandro Speranzini, il ragazzo con cui condivido più spesso l'abitacolo, e non solo l'abitacolo, siamo come fratelli, di conseguenza condividiamo praticamente tutto. E dentro un equipaggio è fondamentale la sintonia, quella cosa che comunque sia ci contraddistingue e riusciamo anche a fare ottimi risultati. Hai corso molte volte con Alessandro Speranzini. Sì, Raccontaci il tuo rapporto con lui. l'ho anticipato, siamo praticamente come fratelli. Questo ci permette di fare belle esperienze, belle gare. Non siamo molto larghi di budget, quindi ci limitiamo a quelle 2 o 3 gare l'anno qui in zona, però ci divertiamo e andiamo molto forte. L'importante è partecipare. Non lo so, non lo so. Sì, dai. O se si vince, ancora meglio. Sì, diciamo che chi partecipa a Rally, forse una piccola percentuale starà lì per divertirsi e per partecipare sicuramente, però penso il resto no, il resto si compete. È inutile negarselo, è una competizione, di conseguenza si ci sfida per quanto si può. Com'è stato per te partecipare più volte al Rally di Roma Capitale? Ah, un'esperienza bellissima, perché comunque sia attraversi il centro di Roma durante la partenza, il trasferimento che ti porta alla prova spettacolo che si svolge al Colosseo Quadrato, è veramente bello, bello, bello. Poi le prove speciali in gran parte sono qui nella zona nostra. Quando lo feci io nel 2013 e nel 2015 si svolgevano dalle parti di Roma. Erano comunque bellissime le prove. L'organizzazione è perfetta, hanno una macchina organizzativa che non pecca in niente. Lo consiglio a chiunque sia di venirlo a vedere che di venirlo a fare. Sara V.
ci scrive: ciao, un saluto di M14. Salutiamo Sara. Allora, raccontaci la tua esperienza nella città di Modena con Stefano Baccega. Sì, ho avuto questa occasione dopo aver passato un periodo che non è stato proprio dei migliori per me. Grazie a Simone, ho avuto questa occasione, di ripartire, di ringranare. Era quasi un anno che ero fermo. Come sapete, non ho corso con macchine molto competitive. Mi è capitato di fare queste esperienze fuori regione, con un pilota che ha dei trascorsi nel campionato italiano. È stata sicuramente molto formativa e anche molto divertente, perché Stefano è un bravo ragazzo, veramente mi ha fatto divertire molto. Raccontaci la tua esperienza nel team Orange One. Quanto pensi ti abbia aiutato nella tua crescita professionale? Beh, moltissimo, direi. È stato un sogno, che si è avverato, sai, essendo abituato alle gare locali, al mondo dei rally locali, entrare in quell'ottica è stato abbastanza, mi ha abbastanza spiazzato, perché lì si raggiungono comunque i livelli di agonismo, totali. E comunque sia, grazie a Simone, Dania, Andrea, mi ritengo diciamo, di aver fatto grandi passi in avanti, nonostante ancora ci siano sempre delle migliorie. Penso non si finisca mai di imparare. Visto che hai parlato, si può sempre migliorare, qual è il tuo punto migliorabile secondo te? Ma non saprei. Io penso in generale si possa migliorare su tutto, sulla dettatura, sulla logistica, la preparazione della logistica di gara, su varie cose, comunque sia, si possono perfezionare. No, penso non si sia mai un navigatore completo se non hai abbastanza esperienza. Ecco. È quello poi che fondamentalmente ti forma, l'esperienza. Io ho Anche. all'attivo una sessantina di gare, quindi è ancora presto. Sono comunque tante. Sì, dai. Poi, siccome nel rally molto spesso purtroppo accadono gli incidenti, qual è il più brutto che hai mai fatto? Allora, l'ho fatto nel 2017 con Alessandro, con Speranzini, e dopo aver corso sempre con in N3 e N2, siamo passati a un N4, una Mitsubishi Evo 9. E stavamo conducendo una bellissima gara, eravamo fino allora secondi assoluti, alla prima esperienza su una 4x4, sai, il giorno del suo compleanno, veramente era una grande prestazione, soltanto che siamo finiti contro un muro alla penultima speciale. Sono cose che capitano. Non avevamo pressioni addosso, quindi siamo partiti senza dover dimostrare nulla a nessuno. Abbiamo fatto del nostro meglio, però c'era differenza, la macchina era molto più potente, e niente, è andata così. Anche la stanchezza del weekend. Sì, ma ti dirò, era un rally nazionale, un rally corto, la stanchezza nemmeno si sentiva. Capita, sono errori che si fanno. Che sfiga per il tuo compleanno. Sì. Vai. Visto, qual è stata la tua macchina da rally con cui hai gareggiato preferita? La Clio RS, senz'altro. Ho corso con 7 Clio RS diversi, quindi è la mia preferita in assoluto. Invece la macchina da rally che ti piace di più, con la quale non hai mai gareggiato? La Punto Super 1600. Mi tengo sempre molto basso, come non vado sopra, più sopra. Un'altra domanda è stata, la Meri R5. La migliore R5 attualmente penso sia la Skoda Fabia. Mi pare, cioè,
posso giudicarla soltanto ecco, da appassionato, anche perché non ci ho mai corso e non sono nemmeno un pilota, quindi non ti saprei dire tanti dettagli, però mi pare la più versatile e anche una delle più veloci, anche se secondo me una delle più veloci a livello motoristico è la Hyundai. Una delle più complete è anche la C3, in effetti, che comunque sia viene sviluppata continuamente. Una macchina seguita. Sì. Ok. Chi è il tuo idolo? Il mio idolo è Tommi Mäkinen, che praticamente per lui mi sono appassionato di più ai rally, perché le prime VHS che compravo erano di solo rally, erano gli anni in cui lui vinceva il mondiale con la Mitsubishi, e ho portato questa passione per lui fino ad oggi. Talento alla guida era. Sì. Riuscì a portare a vincere la Mitsu con tutti i traversi, sempre. Sì. Poi, ci potresti dire i tuoi progetti futuri? Attualmente, guarda, è quello soltanto di partecipare a gare locali. Poi, se viene qualche altra proposta, ben venga, valuteremo. Anche perché il lavoro ti porta via gran parte del tempo e impegnarsi in progetti realistici mi viene un pochino difficile attualmente. Poi, specialmente in tempi di coronavirus, capirai. Purtroppo, ho bloccato tutto. Sì, bisogna vedere come ripartirà, se ripartirà soprattutto. Vediamo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Guarda, di fare una gara ad alti livelli con il mio fido pilota Alessandro. Magari di portare una macchina più al top e di fare un rally, diciamo, più ambito, con una maggiore validità rispetto a quelle che facciamo di solito. Che sarebbe praticamente anche il suo di sogno. Beh, speriamo. Se vuoi lasciarci l'Ivan qua sotto, magari ti faccio sponsor generoso. Assolutamente, per sponsorizzazioni siamo aperti a tutto. Allora, dato che prima si parlava comunque del se ripartirà tutto, in particolare appunto la stagione realistica, cosa ne pensi del rally in pista come proposto da ACI? Bah, è una cosa che comunque sia mi interessa molto poco. Sono abbastanza titubante, perché comunque sia il rally non nasce in pista, cioè il rally è altro, sono le prove speciali in montagna. Per chi è amante del rally non potrà mai amare il rally in pista, penso. Anche se, che ne so, magari per ripartire, se è una soluzione per ripartire, si potrebbe accettare volentieri. Solo per ripartire. Purtroppo con le macchine, purtroppo però che le macchine non sono d'assetto, anche se metti più dura comunque morbida per la pista, purtroppo sì, è quello. Sì, assolutamente, ma c'è, cioè, come tutto, la carreggiata della pista, cioè, la lunghezza magari del rettilineo, cioè, ma si vede già, sì, magari dal rally di Monza e dagli altri rally, che non c'è lo stesso divertimento. È molto pubblico perché tira Monza, però sì, certo. Non è considerabile un rally vero. Ma assolutamente, è una manifestazione atipica che però porta gente, porta personaggi famosi, e di conseguenza funziona, diciamo, ma non lo ritengo un vero e proprio rally, dai. Non pensi si potrà tornare a correre? Io spero per la metà di giugno. Pensiamo sia fattibile, dai, si spera almeno. Si spera così. Anche perché abbiamo qui il rally di Roma a luglio, di conseguenza ci Oh, speriamo. speriamo il Almeno giorno. Speriamo sia possibile. come spettatori, non dico da partecipanti, ma almeno come spettatori.
Il problema è che sono sugli spettatori, perché dentro le macchine sono comunque in Sì, due il team. esatto. Poi ho letto di quella proposta che comunque sia le assistenze saranno comunque sia controllate, l'accesso sarà ristretto soltanto, diciamo, gli addetti, prove speciali chiuse. Non so fino a che punto sia fattibile, Poi speciali chiusi mi sembra molto improbabile come ma... cosa. Anche perché poi si passa peso Specie cioè in se tutto ok. attraversate da casa, insomma. Sì. Poi Fai la tieni in casa la gente. Mi sembra un non po' è me che c'ho improbabile. tipo il canale YouTube che devo andare Esatto. a fare video. Poi uno scritto anche nei commenti prima: visto il tuo bagagliaio di esperienze, consigli per chi vuole diventare nuovi navigatori. Ma bagaglio di esperienza abbastanza esagerato, sempre limitato, però comunque il consiglio che posso dare è che prima di cominciare bisogna formarsi, attrezzarsi per bene, conoscere tutte quante le normative, le norme, affinché comunque sia non arrivi magari a commettere degli sbagli o che possono comunque sia provocare dei danni, dai. Visto che quest'anno con Choccolo va a partire il nuovo gruppo di auto dell'N4, non so se ne avevi sentito parlare. Sì. No, N5, sì, scusa. N5. Sì. Allora, cosa ne pensi? Ma è una buona idea. Una buona idea anche perché è un kit universale per tutti, cambia soltanto poi il telaio della macchina. E sarebbe una bella sfida, ovviamente fuori dalla lotta al tricolore, però sarebbe comunque una bella sfida, anche perché sono macchine depotenziate rispetto ad un R5, quindi. Anche un Però motore bello, perché bello, sono veramente divertenti. allora, se non ci sono altre domande Non ci sono? aspettiamo che le schiano nel caso staritevi con le domande. No, mi sembra che la gente non voglia fare domande. No. Perdonatemi, però io non sono nemmeno tanto abituato a questo genere di interviste, cioè io non sono mai stata intervistata, di conseguenza mi imbarazza un pochettino la situazione, però Vai tranquillo. tranquillo. Poi ci scrivono nei commenti, Carmen Grandi, che ne pensi di rally su terra? Rally su terra belli, ne ho fatto soltanto uno, feci il balcone delle Marche nel 2013, però non è stata un'esperienza che magari potrei usare per confrontarla con l'asfalto. Mi piacciono, sì, però prediligo i rally su asfalto. E non ce ne sono, non in teoria. Quindi non ci sono altre domande, non ti lasciamo andare. Va benissimo, vi ringrazio per Ah no, questo aiuto. momento insieme. Ah, ci scrivono rally.mania, se vuoi consigli, se vuoi... Ma Se... cerco una sponsor per venire ancora all'Elba, ce la puoi Non fare, eh? lo so, l'Elba è un pochino lontano, però non Perfetto, ci noi abbiamo potrebbe finito qui con le pensare. domande. Dai, sì, se troviamo gli sponsor, magari. Vai su. Più rally. Noi ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra live. Grazie a voi, grazie a voi. A presto allora. Vai, ciao. Ciao 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 ciao. E ringraziamo tutti per aver partecipato a questa live qui. Non sarà l'ultima, ma bensì ne avremo mercoledì alle 4:30. Grazie.
Sì, Allora, 4,5. 4,5. Sì. Cioè, no, forse 5, non so neanche io. Vabbè, tanto faccio la storia. Vai, vi ringraziamo a tutti per aver partecipato. Ciao a tutti.